piove di sacco, non può dimettere un anziano dopo un attacco di cuore, la figlia della donna non la vuole in casa, interviene il comune. I controlli nelle coppie e bandi ci sono, il prefetto interviene dopo l'inchiesta per maltrattamenti che ha coinvolto Ecofficina, ora servono nuove strutture. Il segretario provinciale del PD attacca il sindaco Bitonci, la prendina è anche colpa sua che non vuole risolvere il problema dei profughi. Domani si fermano i lavoratori dell'azienda ospedaliera, i sindacati chiedono nuove assunzioni e garantiti i servizi minimi e le urgenze. Scippo in città, ieri sera una donna è stata aggredita alle spalle, strattonata e derubata, è finita in ospedale con ferite alle gambe. Partono la settimana prossima i lavori, in via 20 settembre verranno abbattuti 24 alberi, il comune rassicura i residenti e verranno sostituiti. Azzerate le attese in corsia per i malati oncologici, la direzione, l'ospedale così è più vicino ai pazienti. Buonasera telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con le notizie. C'è una figlia che non vuole in casa la mamma ammalata, interviene anche il comune. Sentite che cosa accade a Piove di Sacco. Ci pensi il comune a lei, queste le parole per niente affettuose di una figlia poco devota. La madre, una signora 84enne di Piove di Sacco, è in ospedale dopo un attacco cardiaco e non può essere dimessa perché non ha una casa dove andare. La figlia, 55enne, residente a Campagna Lupia, non ne vuole sapere di tenere la madre malata in casa. La donna è stata sentita anche dal sindaco Davide Gianella. Ha innanzitutto sollecitato la figlia, la quale ha detto che non intende prendere in carico la madre né ospitarla a casa sua. È stata offerta la possibilità anche di sistemare, di pulire, e si tratta di dare una pulita alla casa dove la mamma viveva, previa anche oppure vagliare altre soluzioni anche di tipo di eventuali inserimenti nella casa di riposo eccetera, però sono servizi su domanda. La figlia ha rifiutato la firma, ha detto io non firmo nulla, l'avvocato mi ha detto di non firmare. Dal comune assicurano che l'atteggiamento della figlia è di totale chiusura. La donna dice di essere impossibilitata a ospitare la madre. Non abbiamo soldi, fa sapere. Il sindaco e i servizi sociali stanno anche cercando altri parenti con cui parlare, ma c'è anche la possibilità che la donna venga denunciata per abbandono di familiare. Noi comune siamo a disposizione, stiamo vagliando eventuali possibilità con altri familiari, ci siamo fatti carico di questa situazione pur essendoci comunque un familiare che potrebbe prendersi carico, cioè è la figlia che potrebbe prendersi carico della madre. A fronte del diniego assoluto, chiaramente nell'emergenza, perché di questo si sta parlando, insieme anche alle altre istituzioni stiamo cercando di capire cosa si può fare, oltre eventualmente anche ad attivare le vie giudiziarie. E siamo ora ai profughi. Il prefetto risponde al suo Ecofficina, la cooperativa indagata per maltrattamenti, e poi sulla prendina dice se avessimo altre strutture li metteremo altrove. La gestione dei profughi passa attraverso il lavoro del privato sociale, per questo i bandi elaborati mirano ad accertare che le condizioni offerte dalle cooperative non mirino solo al business ma ad un servizio attento. Così Patrizia Impresa commenta la vicenda di Ecofficina, la coop vincitrice dei bandi per la prossima gestione dei migranti, presenti anche nelle strutture della Prandina di Bagnoli e coinvolte in un'inchiesta per truffa e maltrattamenti. Io ho riattivato questo proprio per avere un metodo continuo, la commissione di controllo, abbiamo già verificato tutti i centri di accoglienza ma li stiamo nuovamente monitorando. Il Ministero dell'Interno ha annunciato che nei prossimi mesi altri 15.000 migranti potrebbero arrivare nel nostro paese. Il prefetto sta valutando nuovi siti come alberghi medio piccoli ed appartamenti, esclude invece la possibilità di ampliamenti alla Prandina e a Bagnoli. Sulla base di Bagnoli, Bagnoli è una realtà che ha una grande recettività. Ovviamente anche lì noi però non abbiamo intenzione di aumentare le presenze per una questione logistica. Sul tema profughi il prefetto risponde così alle continue frecciatine del sindaco Bitonci. Lui fa il sindaco e io faccio il prefetto, io ho delle competenze, ho dei doveri, ho delle responsabilità. Il sindaco sostiene che le casette prefabbricate siano un abuso edilizio, ma il problema per il prefetto non si pone. La prendina intanto ha una funzionalità temporanea.
Questa funzionalità temporanea è testimoniata dal fatto che sono strutture assolutamente mobili. Se avessimo la fortuna di avere dei posti disponibili ulteriori, nel giro di una settimana la prendina potrebbe essere smantellata. E sul tema dei profughi, il PD cittadino punta il dito contro Bitonci, che sarebbe colpevole di non aver saputo gestire l'emergenza. Le grandi strutture sono anzitutto figlie di questo atteggiamento polemico del sindaco, che poteva tranquillamente evitarlo, ma ha voluto che si creasse. Era inevitabile, il prefetto doveva gestire in qualche modo quel fenomeno, ma a Bitonci va bene, perché aveva sperato che nascesse una grande polemica che poi non è nata in città, ma che lui avrebbe fatto comodo. Il sindaco piange per la prandina, ma non fa nulla per trovare soluzioni che porterebbero alla sua chiusura. L'attacco a Bitonci arriva dal segretario del PD Padovano, che accusa il sindaco di fomentare le tensioni istituzionali in materia di profughi. Gli amministratori poco lungimiranti, per non dire che piegano la loro posizione ai consensi del loro partito, hanno messo invece sabbia negli ingranaggi di un meccanismo per non farlo funzionare, per creare disagi ai cittadini. E questa è una cosa negativa. Io non vorrei che la città e la provincia si rituffasse per volontà del sindaco in una cortina fumogena permanente di polemiche di cui non sentiamo l'esigenza, perché noi vogliamo soluzioni. A pagare questi scontri sia il sindaco e non i cittadini in calzabettina, che chiede controlli sulla gestione dei migranti nelle grandi cooperative, visto che utilizzano i soldi pubblici. Noi saremo in prima fila per una battaglia perché i soldi dei cittadini su questo fronte siano spesi bene, e se c'è qualche mela marcia nel cesto non solo non ci sottrarremo dal denunciarla, ma siamo in campo per stanarla e per toglierla dal cesto. Scippata mentre sta tornando a casa, cade a terra e finisce in ospedale. Accaduto mercoledì sera in via delle Rose a Padova verso le 20:15. Una 38enne si trovava a piedi lungo la strada quando un uomo l'ha aggredita alle spalle e le ha strappato con violenza la borsetta. La donna è caduta a terra e ha riportato ferite al ginocchio e al polso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. E proprio qualche ora fa è arrivata sempre ai carabinieri la denuncia di un padre di Albignasego, che ha denunciato appunto che il figlio, 11enne, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto e rapinato del cellulare vicino a un cavalcavia. E appunto la denuncia è di qualche ora fa, sul fatto stanno indagando i carabinieri. E al tema della sicurezza e della legittima difesa è dedicata il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Furti in casa, come difendersi? Diteci la vostra, mandateci un sms o una mail agli indirizzi e ai numeri che vedete in sovraimpressione. E torniamo ora in città. A breve verranno tolti gli alberi in via 20 Settembre, ne verranno piantati altri, nel frattempo si farà spazio ai parcheggi. Vediamo. Gli alberi di via 20 Settembre verranno tagliati e al loro posto verranno messi alberelli più piccoli. I lavori al via la settimana prossima. L'obiettivo dell'amministrazione è riqualificare l'area, e tutti quelli che ci lavorano o ci abitano sperano solo si faccia un buon lavoro. Sulla volontà di riqualificare la strada sicuramente siamo d'accordo. Sul fatto di abbattere tutti gli alberi, questo ci crea insomma non poca preoccupazione. Che vengano sostituiti, sì. Io preferisco che vengano sostituiti. Se li mettono anche quegli alberi che fanno anche i fiorellini, che ci sono in certi parti della città che fanno i fiori, ben vengano. Benissimo, a me fa piacere. E chissà che arrivi anche in via Rogatti l'illuminazione, che quando entriamo da qua a via Rogatti sembra il viale del tramonto. Il progetto era partito dall'ex assessore Borone ed è stato portato avanti anche da Leon Luciani. I lavori partiranno mercoledì 20 aprile, costeranno 300.000 euro e al posto dei 24 alberi che verranno tolti saranno piantati altrettanti alberelli piccoli. Quindi per l'estate via 20 Settembre sarà piuttosto assolata. Ma il comune assicura che i lavori, che non prevedono la chiusura della strada, serviranno a salvaguardare anche la salute delle piante. Noi andremo a realizzare delle tazze proprio, dove l'albero avrà la sua collocazione precisa, dove non subirà appunto dei danni, dove appunto potrà crescere in maniera sana, perché il problema delle alberature, che sono esseri viventi, io lo ricordo, è che sono molto stressate in quella tipologia di strade. 4.000 lavoratori tra infermieri, operatori, sociosanitari e tecnici, 4.400 se si considerano anche gli impiegati, incroceranno le braccia domani in ospedale per chiedere alla regione attenzione verso la sanità d'eccellenza padovana.
CGIL e CISL UIL torneranno a domandare assunzioni a fronte di una grave carenza di organico denunciata da molto tempo, ma mai realmente risolta. Dicono anzi nuovi servizi e nuovi letti sono stati nel frattempo attivati senza alcun potenziamento del personale. Si tratta di una mobilitazione che non ha precedenti. L'azienda ospedaliera in una nota si scusa con la cittadinanza qualora dovesse incontrare di servizi e informa che saranno comunque garantiti tutti i servizi di urgenza e di emergenza. Rimaniamo in tema di sanità perché i malati oncologici conoscono bene le difficoltà che si affrontano nel far fronte appunto a una malattia come il tumore, ma lo IOV dal 9 maggio propone una soluzione al problema dei tempi di attesa. Vediamo. Presentarsi alle 7 per i prelievi, poi attendere le 9 per la visita e infine rimettersi in coda per aspettare magari le 11 per iniziare le terapie. La vita dei malati di tumore che si sottopongono a chemioterapia è difficile sotto tutti gli aspetti, ma almeno adesso quando arriveranno allo IOV le lunghe attese verranno loro risparmiate. Grandi novità infatti dal 9 maggio. Lo IOV ha portato a termine uno studio che consentirà di ottimizzare i tempi. Nel giro di poco tempo si faranno prelievi, visite e immediatamente dopo si procederà con le cure. Con questo nuovo progetto noi riteniamo che si possa veramente ottimizzare questi tempi evitando e restringendo al massimo il tempo di attesa e il tempo da dedicare al paziente all'interno dell'ospedale. I pazienti non devono fare nulla in fase di prenotazione, una lettera li avviserà di giorni e orari. Per il paziente non cambierà tantissimo se non una piccola alterazione della lettera, dove invece di trovare riportata solo l'orario dell'appuntamento in visita oncologica, troverà tre orari, quello del prelievo, quello successivo della visita ed infine l'ultimo passaggio, l'orario in cui verrà somministrata la terapia. Questo gli permetterà di avere una più chiara visione di quello che accadrà quel giorno quando si recherà presso il nostro istituto. È stato presentato oggi un nuovo ambulatorio mobile che consentirà all'Opera Immacolata Concezione e alla Croce Verde di portare le cure a domicilio. Un ambulatorio mobile per raggiungere i pazienti a casa o per intervenire in situazioni di emergenza durante le grandi manifestazioni. Ecco il nuovo camper acquistato grazie alla sinergia tra OIC, l'Opera Immacolata Concezione e la Croce Verde Padovana. All'interno del presidio medico ci sono tra le altre cose macchinari per misurare la pressione e defibrillatori. Sono centinaia gli interventi che vedono impegnata la Croce Verde ogni anno, anche nelle grandi manifestazioni come i concerti o negli spettacoli pirotecnici di Prato della Valle. Grazie a questo ambulatorio mobile i pazienti verranno visitati in ambiente più confortevole rispetto a quello dell'ambulanza. L'accordo con l'OIC prevede inoltre la collaborazione nell'assistenza sanitaria domiciliare. La nostra idea è quella di iniziare a portare un po' l'ospedale anche sul territorio, portare assistenza alle persone che magari vivono in casa, persone anziane che magari hanno difficoltà a spostarsi e portarlo magari, se riusciremo nel futuro, anche magari in qualche posto, magari nei weekend, per dare assistenza alle persone che magari vogliono anche semplicemente misurarsi la pressione, farsi un piccolo controllo. E poi l'altra cosa per cui verrà utilizzato e per cui nasce fondamentalmente è proprio l'intervento nei grandi eventi e nelle grandi calamità. Il debutto del mezzo attrezzato sarà domenica 17 aprile in occasione della Maratona di Padova. Non perdete questa sera alle 21.05 l'appuntamento con Focus, come ogni giovedì, ospiti del nostro direttore Luigi Baciali, le storie dei veneti schiacciati dalla crisi. Bene, è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci.